Siamo online, qualcosa è apparso, ok, perfetto, tutto regolare e bentornati. Siamo di nuovo all'inizio dell'anno di streaming, perché giugno è molto importante, spero mi sentiate bene. Ho comprato anche questo microfonino un po' nuovo, che in verità era usato, così mi sentite meglio, che alcuni stream sono stati veramente molto lenti. Quindi si torna un'estate al mame, oh, finalmente i caldi sono arrivati, da noi almeno hanno un po' ritardato ad arrivare. Un attimo, accetto i cookie qui che... Ok, se tutto è pronto. Cominciamo con il primo episodio e ho scelto un picchiaduro scorrimento che mi piace molto della Hiram o Irem, che è una casa giapponese, che poi molti dell'Irem, come ho già spiegato in una puntata scorsa, anzi della scorsa stagione di Un'estate al mame, la Irem... Molti della Irem sono andati a comporre quella che poi era... Il team di Metal Slug, no? Nazca Corporation, no, forse era il contrario, perché no, comunque perché molti giochi come Gun Force della Irem così erano dei precursori di Metal Slug. E no, sì, erano ex indipendenti Irem, sì, se ricordo bene, perché poi dopo non c'è stata più la Irem, è la stessa di R-Type di In The Hunt, non so se vi ricordate, soprattutto questo sotto. Vabbè, comunque, senza indugio, torniamo sul Mame e giochiamo Undercover Cops con il primo episodio di Un'estate al Mame. Spero che vediate tutto bene. Do una controllatina qua. Questo fate, vi volevo far vedere con i ROM check. Perfetto, sembra che si veda tutto. Irem present. Vabbè, la storia è molto easy, praticamente siamo in una ambientazione post-apocalittica. La pace della nostra città è nella peggior condizione possibile. Intanto che c'è la presentazione, voi ve la guardate, io linko delle cose. Esatto, noi prenderemo parte a uno dei... Saremo uno dei city sweeper. Aspetta, abbasso un po' da me. Spero si senta bene. Esatto, c'è Zan. Ah, che qua si chiama Claude. Va bene, nella versione giapponese Zan. Ah, ex Karate Master. Non ho letto. Vabbè, voi leggete. Grafica sempre mo molto sporca. Questi sprite molto grezzi, sporchi. Molto fighi, con questo. Molto. Esatto. Non pulitissima, proprio stile Irem. Bubba, che come si chiamava in giapponese lui non mi ricordo. Lui è esatto, ex giocatore di football americano. Perché cosa succede? C'è sto dottor Crayborn che vuole far saltare in aria di nuovo la città. Io do un'altra abbassata da me, che voi sentite bene in teoria. Io invece voglio sentire poco che... Esatto, questa è la sua special. Poi nella versione giapponese ogni personaggio ha anche una smart bomb che co colpisce a tutto schermo, che però nella versione occidentale non c'è. Flame, che noi prenderemo lei, perché l'ho anche disegnata. Se voi andate a vedere su Instagram, ho fatto anche un disegno di lei per un Inktober che facevo tutti i giochi retro. Poi è bello che non ho letto nessun background, vabbè, ma non ci interessa questo, è importante che sia il compendio vostro, lo leggete come vi pare. Il compositore di questo gioco, adesso ho appena finita la presentazione, partiamo, è Takushi, un tale Takushi Iyamuta, proprio Muta, che è un compositore che ha fatto diversi giochi Irem, tra cui anche... R-Type, quello del golf, anche Neo Turf Master e come si chiamava? Gun Force 2, solo il 2. E però giustamente anche Metal Slug dopo, però ti ricordiamo che Metal Slug non è Irem, ma è Nazca Corporation, ok. Toh, 22 crediti, dai, ce la faremo. Alzo un pochino da me. Start. Let's go. Poi ne è stato tratto anche un manga nelle riviste. Poi, cioè, non è che è un manga, praticamente c'erano delle scene disegnate nelle riviste specializzate di videogames. C'erano dei sketch. No, però forse non so se c'è il manga completo, a dire la verità. Questo non me lo ricordo.
Comunque molto figo, sprite veramente belli, character design figo. A me piace un botto che ha le ginocchiere con una specie di scaldamuscolo. Ah cavolo, il televisorino è andato dietro, però c'è un micro R-Type, nel televisorino c'è R-Type ma si vede pochissimo. Che con pochi pixel sono riuscito a riprodurre la prima boss fight di R-Type. Ah ecco, si vede qua bene, intanto che io picchio questi. Ecco, vedete? Perfetto. Comunque, quando vedremo anche in The Hunter, vedrete che Irem o Irem ha questi sprite veramente grezzi, bellissimi. Mi piacciono veramente molto anche questi colori non troppo vivaci. Questo marroncino verde, anche del tempo, arancione verde. Comunque, il classico stage di Falconara, che io lo cito sempre, che è una città qua vicino. Che non manca mai, questo è Falconara Marittima, è così veramente? Cioè anche le persone che si incontrano sono queste, ti giuro, io ci facevo la fermata per andare a scuola di fumetto, no? E mi devo fermare. Questo è tipo il gessetto, non solo che è gigante. Ok. Spero si senta tutto bene. Ah, vedo così dopo devo controllare la chat. Aspettate. Oh, che fischia. Perfetto. Ho tutto sotto controllo. Ah, questo è fortissimo quello con la mazza da baseball. Infatti gli ho lanciato l'ultima arma possibile. Ecco, ah, per distrarmi. Comunque, novità di questa stagione, niente, microfono nuovo, ah, logo nuovo, non so se avete visto su Instagram il logo nuovo, che non volevo metterlo all'inizio, ma niente. Mi sono scordato. Qua si può prendere a pesci in faccia la gente, un bel salmone, tonno, però è un bel tonno questo. Comunque anche queste vibes un po' appunto di Kenny Guerriero, no? Perché poi lei lo può sollevare, pensavo solo Bumba potesse sollevare questo hammer distrutto. Poi guardate i boss veramente incredibili, proprio post-apocalittici. Un cyberpunk grezzo, cioè il cyberpunk è benestante, però ci sono anche questo tipo di nemici. Perché esatto, lui c'è anche il trucco che potrebbe morire sotto l'ascensore, se noi, ecco, adesso mi ci porta a me e io devo uscire. No, in teoria non fa in tempo, perfetto. Lui c'ha questo braccio, io volevo ucciderlo con l'ascensore. No, adesso mi uccide lui con l'ascensore, sta a vedere. Ah, mamma mia che rischio. Cavolo, ma però vedete, lì c'è quell'indicatore, ma è una figata sta gimmick. No, stavolta mi ci frega. Preciso. Mamma mia. No, oh, sempre l'ultimo, eh. Cioè, ma è un campione nel buttarmi sotto l'ascensore. Però vedi, adesso lui riesce. Dai! Adios! Dai, sono contento che mi è riuscito, perché di solito non mi riesce sempre batterlo così. Quindi qual è la storia? Il presidente degli Stati Uniti chiama questi city sweeper, cioè tipo come i spazzini, che sono come mercenari alla fin dei conti, non ufficializzati dal governo, per andare a sconfiggere questi balordi. Perché c'è questo dottor Crayborn che sta preparando una testata nucleare, non so, adesso vedremo, però non vi voglio spoilerare nulla. Perché poi c'è anche il rischio di non riuscire a fare il finale corretto. Un po' come accadeva in Elevator Action che abbiamo visto l'anno scorso. Comunque, che dire, sono contento, siamo arrivati alla seconda stagione di Un'estate al mare, spero che sempre più gente gradirà. Potete recuperare i video in differita
su YouTube, chiaramente, come al solito. Spero si senta bene perché ancora non ho avuto nessun feedback. Qua la chat funziona. Perché col MAME è sempre un po' un casino impostarlo, cioè con lo SNES, con l'emulatore SNES è molto più gradevole. Qui torniamo col nostro arcade stick Samwa. Io lo posso colpire o faccio male? No, vabbè. Comunque la mossa speciale sua è questa, però. Oh. Ecco, da off screen sempre frame, prendiamo. E c'ha il colpo aereo e la culata. Invece da ferma cosa fa il calcio verso l'alto, vero? Comunque le animazioni sono molto belle, guarda che roba. In volo, al volo mi ha preso, quello con la mazza da baseball, tremendo. Le moto veramente fighe, quanto mi piacevano sti sprite delle moto. Hit there, toh. Il Walkman è bellissimo. No, mi dispiace distruggerla, guarda che figata di moto. Ok, qua altro. Questa è la versione censurata, non mi ricordo, perché vedi che loro hanno una specie di toppino un po' tagliato, anzi strappato, quindi sono, diciamo, le poison post-apocalittiche, per fare un riferimento a Final Fight, no? Classico sprite femminile avversario. Loro bellissime con le gambe modificate, cioè il character design degli Undercover Cops mi fa veramente impazzire, è troppo bello. Oh, ma io mi ricordo potevo cadere da qui. Perché la IREM poi non è durata tantissimo, perché se già con Metal Slug molti erano andati a questa Nazca Corporation. Non so quanto poteva essere, cioè ha fatto i suoi anni. Comunque questo gioco è anche per, è uscito per SNES, che è un po' peggio, però molto figo, la versione SNES per carità, come al solito un po' peggio perché l'arcade è sempre top. Ah, questo mini boss molto figo, sembra quello delle tartarughe ninja, sempre picchiaduro. Oh, c'è un altro spectator. Oh, andiamo, Buondì e benvenuto a un'estate al MAME. Il format che, niente, è molto caldo e noi giochiamo ai coin-op, ai giochi belli. Oh, madosca, impestato questo. Ma io come facevo? Ah, beh, ma qua lo potevo, posso colpire un po'. Perfetto. Ah, forse era dopo l'ascensore che si poteva cadere, adesso c'erano dei delle corde. Ah, bellissimo loro che stanno lì appollaiate. Suino dà una specie di invincibilità, vero? Ah, è vero, qua tocca fare di fretta, che sennò crolla tutto. Però qua infatti li puoi buttare di sotto, così. Perfetto. La mossa di Peach di Smash Bros. Uguale. No, no. Oh. Ho rischiato. E vai giù anche tu. Perfetto. Gallina, anche questa ti dà l'invulnerabilità, sai che non mi ricordo. Ah, è vero, qua non c'è la corsa, ma col doppio tocco facciamo. Possiamo fare un dash, che è il classico attacco in dash. Oh, dai, dai. Ah, bello che se te davi il colpo cadeva la trave di base. Salto di là con la special e lui molto bifido. La rana? Sì, quindi gli animali danno. Ok, devo fargli la presa così almeno
ucciso gratuitamente. C'è il nostro nuovo amico. Ecco, appunto. Calibrato male, ok. Poi questo tipo di design, adesso mi è venuto in mente un gioco che ho giocato recentemente, molto recente, Huntdown, che è questo sparatutto 2D bellissimo. E ha un po' l'ambientazione, no, quello è più cyberpunk, però c'erano molti nemici tipo lei, Fazio. In quello stile lì, proprio stile Mad Max, barra, insomma, anche un po' il design di Loaded per la PlayStation 1, mi ricordo, questi personaggi un po' super grotteschi. Lei cos'è che fa praticamente? Ah. No, poi per dire che quanto la Nazca Corporation è legata alla Irem, perché appunto c'erano gli ex dipendenti, le voci dei soldati di Metal Slug, che voi tutte conoscete sicuramente, anche chi non è proprio avvezzo a questo tipo di giochi, sono in verità le stesse riciclate da Gun Force, che era appunto quel gioco che vi dicevo prima, sempre della Irem. L'ho sempre detto Irem, in verità. Qua non c'è nessun modo particolare per sconfiggerla, quindi. La volevo stannare su come su Street of Rage, che c'è questo soft lock che puoi fare. No, però ormai andiamo giù. Ed eccoci qua. Oggi non c'è nessuno, vabbè ci sta, ma tanto non c'è mai nessuno. L'importante è che poi se volete li recuperate su YouTube all'omonimo canale. Bellissimi disegni questi qua. Poi sono quelli unici dei boss che ovviamente. X perché non siamo riusciti a raggiungere. A raggiungere il punteggio stabilito, non so. Perché qua il punteggio ci sono i dollari. Guarda le piccole talpe. Che ambientazioni veramente belle. Ah, io questo ho capito che livello è. Poi la lore è figa perché questo appunto. Ci sono questi uomini talpa. Che poi anche su Kenshiro, se non sbaglio, c'era una puntata con gli uomini talpa. Oh, dove vai? Madonna, si spappola. Vedi come anche si spappolano. Che ricorda molto Metal Slug. Perché questo è. Non a caso. Anche le esplosioni sono molto metaslaggose, ma quello verrà tutto dopo. Gli effetti di fumo, di polvere, di sabbia, no? No, le mine. Bellissime le mine col kanji di fuoco, se non sbaglio. Che sarebbe. E fuoco come HI o B in italiano? Cioè in lettere nostre. B o B o HI, non so. Veramente belli sti personaggi. Peccato che muoiono con un colpo. Ah no, questi no. Chissà perché sono così fragili rispetto agli altri guerrieri, diciamo. Questo era bello da giocarci in tre, poi se lo recupereremo in tre in una prossima stagione, perché ho in mente di recuperare un gioco che è stato poco visto, cioè non a livello di fama, ma sul canale, non so perché quell'episodio è andato così male, non so quali sono i criteri di YouTube, di Twitch. L'hanno seguito veramente pochi, eppure è un titolone, rifare alcuni titoli, che non dico, adesso poi vedrò più avanti, rifarlo in 4 player.
quattro giocatori con degli amici ospiti, visto che ho comprato anche la docking station. Ecco cos'è che ho comprato oltre a questo, la docking station per poter connettere più pad, cose varie. Useranno tutte le ciofeghe che avete visto che ho preso, tipo il joypad dello SNES, che comunque, oh, quello dello SNES non è male per niente, perché mi era molto comodo. Poi mi piace quei giochi dove i nemici vengono segnati tipo dalle stelline per vedere appunto come un mercenario quanti ne hai fatti. Via via. Poi cos'è? Ho roteato la telecamera, ma quella cosa l'avete già vista su PS Mania, perché almeno mi si vede per intero, poi non ha senso tenerla in quell'altra maniera con questo setup. E che dire, vi consiglio un canale, cioè se siete spagnofoni, nel senso che sapete un po' lo spagnolo, perché io, sapendo anche lo spagnolo, mi sono ritrovato a vedere ca anche canali retro gaming. Non so se è spagnolo, comunque parlano spagnolo, quindi potrebbe essere messicano, boliviano, non so. Da altre parti no, da altre parti si parla altre cose. Pure proprio della Spagna si chiama con cinco duros, come per dire con due spicci, che tipo è un modo di dire del costo dei, con 50 cent sarebbe da noi, credo, non so, un modo di dire. C'è questo spagnolo che fa tutte queste maratone di giochi, veramente figo, io ogni tanto me li guardo. Basta, sono stufato. E quanti sono? Con 5 duros, scritto con 5 duros. Lo salutiamo, se mai vediamo. No, non è vero. Poi chi è che guardo che fa i long play? C'è MyWord, quel ragazzo che comunque è molto bravo lui. Lui si fa quasi, non un CC, ma molto bravo a finire i giochi. Ho visto quello di Ghost and Goblin, veramente forte. Gun Punch. Oh, ancora devo capire bene come è fatto sto boss. Si nasconde nella nebbia, nella polvere. Poi che peccato, a parte il primo boss, dopo non ci sono dei gimmick particolari come quello dell'ascensore. Un figo, cos'è? C'ha un mitra. Ah, beh, l'esplosione lì mi faceva male. Un altro spectator, buondì. Ma è buondì, cavolo, quasi le due. Infatti ho fatto tardissimo. Oh, bella Tommy. Oggi si ricomincia con un'estate al mame. Anche lui c'ha l'ideogramma di fuoco, sì, sul braccio, invece sulla pancia, che ideogramma è cielo, forse, non riesco a capire. Niente, questo gioco, come dicevo finora, è fatto dalla Irem, o Irem, che è una casa dove, che non ha durato molto, perché muori dopo molti, quando è stata chiusa, molti dei dipendenti, sviluppatori, non so, è andata a fare Metal Slug fondamentalmente. Cioè il primo che hanno fatto dopo la chiusura è Metal Slug. E infatti, come puoi vedere, le esplosioni ricordano molto gli effetti, anche proprio la grezzità di questi sprites.
Oh, Madosca, Gun Punch. Anche poi anche il font, se non sbaglio, di Gun Punch è tipo di metà slaghiana memoria. Allora, però quello molto dopo, come dicevo. Lui colpisce. Ah no, poi già quando fa quell'animazione è invulnerabile. Oh, ma caspita, allora. Ah beh, però posso, quando riemerge. Ah no, mi fa male uguale. Però c'è un momentum che, tipo adesso, no? Azz, al volo mi ha preso, eh. Aspetto che torna giù. No, provo ad andargli con la mossa speciale. Ok, si è insabbiato, perfetto. Quanti livelli erano? Boh, tanto saranno 5 o 6 come al solito. Si sente bene, Tommy, già che ci sei, come rapporto tra gioco e voce, perché ho sto microfono nuovo che ho preso, usato, che sembra quello però, ma non lo è. Oh, ma adesso mi ha dato il cerchietto, che in Giappone cerchio vuol dire ok, X non va bene, infatti la gente fa sempre così, Janai. Ah, bellissimo questo stage, bellissimo. Esatto, perché ci sono le moto che vi dicevo prima, troppo bello. No, invece le tipe, le motocicliste, quelle bulle, no, erano su Battle Circuit, però anche questi sono fighi. O'Brien's. Oh. Ma perché si tolgono il casco? Voglio vedere com'era lo sprite sotto di loro. Però anche loro sono ragazzi, non so, boh. Boh, non si capisce. No, pare. Boh. Ti sentivo delle urla. Non lo so, vabbè, non ci è dato sapere. Così mi è costata la vita, vabbè, ci sta, però almeno andiamo avanti. Be right back, ok. La chat funziona, si vede da sotto, perfetto. Che l'avevo abbassata, mamma mia, però comunque Streamlab, boh, non lo so se funziona benissimo, cioè nel senso. A volte è veramente scotto, tipo col MAME devo prima accendere il MAME e poi, boh, non lo so perché, quasi che ci ragiono meglio. Adesso comunque miglioreremo la qualità sempre più. Ma vedi che fanno. Forse è impallato. Non so, c'è qualcosa dell'audio che non mi convince. Aspetta, metto un attimo pausa. No, ok, no, infatti non c'entra niente. Bam. Questo lo chiamo il gessetto perché si consuma come un gessone, però è un gessone in realtà.
poi l'ultima parte la lancia, cioè ci mena un po' di volte. Oh, cosa succede se finisce il tempo? Perché... culo, se si può dire. Non so, io ho paura che... Non è mai capitato che arrivassi proprio così risicato di tempo, ma non, io ho sempre paura che ci sono quelle cose tipo che non ti fa continuare, non lo so. Ok. Poi lui para i colpi, non so se avete visto. Ah ok, è già morto, perfetto. Fare colpi con la mazza. Poi comunque sono stato molto a scegliere il primo gioco perché... Non so, volevo iniziare con qualcosa che conosco bene, molto tranquillamente, se no ci sono... Madò, che rallentamento. Perché se no ci sono degli altri giochi che magari preferivo fare in due se riesco a trovare qualche ospite, se i miei amici hanno tempo. Però, cavoli, perché Undercover Cops l'avevo preparato tutto, c'erano già i comandi ben settati, ma ancora non... Oh, dove sono? Ma ancora non l'avevo fatto, quindi sì, è vero che ho avuto anche il dubbio, ho detto, non è che l'ho già registrato questo episodio, no, invece no. Ehi, vabbè, non posso proprio avvicinare. Ma se faccio... Vabbè, se fa... premo il salto durante il dash dà comunque il calcio. Pensavo potessi fare... No, è un altro gioco. R-Type. La Frog. Dai, mi piacciono quei giochi dove ti dice anche il nome degli oggetti, tipo... Però qua non lo dice, vabbè. E questi? Vada, vabbè, così tanto sei stammato te, mica. A chi fa il dispetto? Guarda dietro sto sfondo, c'è un tizio così, boh. Che cavolo è quello? Conhead. Ma sai che questo boss non me lo ricordo per niente? Com'è possibile? È così particolare. I primi due e tre sì, assolutamente. Solito trucco che ti avvicini nella sua corsia piano piano, spostandoci appunto avanti e indietro nella corsia. Addirittura ha queste power wave di col tappeto. Carpet wave. Oh, ma cavolo, mi prende al volo con quel... con quel guantone. Niente, mi ha fregato lui, c'ha un range. Dai, dai. Ok, stavolta... Oh, comunque la presa toglie veramente tanto. Aia. Poi quelle mosse appunto full screen che vi dicevo nella versione giapponese sono molto esagerate, tipo lei faceva un attacco energetico. Oh cavolo, non ha fatto fa niente.
E addirittura. Prova. Bellissimo. Nana the Cops. Insomma, non ho mai capito cosa dici. Vediamo se abbiamo ucciso abbastanza, cioè ucciso adesso, insomma. Se abbiamo. Vabbè, lui sì, lui è morto, poverino, però tanto che ci vogliamo fare. No, X mi dà, non abbiamo preso abbastanza malviventi, vabbè. Poco ci importa. Showdown to the Sky. Forse già siamo al finale. Andiamo dal dottor Crayborn. Maledetto. Oh, ma tanto sono antipatici. Poi vuoi fargli la presa? Ah, per scagliarla, no, ok. Oh, buon dì chiunque siate. Questo primo episodio della seconda stagione di Un'estate al mare. Vediamo Undercover Cops della Irem o Irem, come preferite. Sono qui per soddisfare qualsiasi domanda, chiaramente. O perché finora ho già detto un sacco di roba e non vorrei ripetermi, però se avete qualcosa, qualche curiosità in particolare, sono contento. Allora. Questi sono i sprite più forti del gioco, bisogna stare attenti. Oh, madonna, che range che c'ha qui. Cribbio, per restare in tema di oggi, no? Ma sì. Questo un creditino sulla sfiducia, come al solito. Cavolo, ma qua sono bello che incastrato, perché appena non c'ho manco un po' di invulnerabilità. Niente, loro c'hanno sempre più range, va bene, comunque l'abbiamo sfoltiti. Usiamo il gessetto, che è un grande classico. Perché? Ok, questo, come dicevo, loro possono parare i colpi, però con un saltino lesto ci siamo tolti. Oh, oppure ti prendono al volo e ti arridono pure. Prendiamo l'immunabilità che tutti qui. Niente, guarda. Para tutto. Ecco, di nuovo il mio sprite preferito, la moto. Tova. No, cavolo. Ma perché non è interagibile, verme? Ecco, invece questo è. Questo scenario, che il quinto è Kenshiro totale, praticamente, guarda che roba. Questo è Kenshiro senza le arti marziali, non è vero, perché anche questi, i vigilanti sono molto abili, no, poi è ex vigilante, quindi perché loro sono proprio meno dei vigilanti, city sweeper proprio. A proposito di tizio con la mazza, sti giorni, no, questi giorni, non so, ho visto un gioco bello un bel po' 2D fatto adesso, si chiama Bat Boy, è veramente figo. Come bat, come mazza e non pipistrello. Ma per scia, ah, basta che. Guarda, un walking. Ah, tornano i miei prefe. Ok. Questo per SNES l'avevo provato, cioè prima avevo detto che è peggio, però mi sa che. L'ho anche riscaricato ultimamente. Oh. Comunque sto arcade stick ancora va, cioè nel senso proprio vedo. No, volevo cliccare un attimo per capire. Ah.
Sì, tengo il gessetto, che è il più forte. Non so, anche la trave, meno male, ecco, te pareva. Questa cos'è? Non so se dicevo anche l'altra volta. Comunque, beh, varietà di nemici giusta, sto gioco, però poche armi in verità. Cioè, nel senso, quasi nessuno, solo travi praticamente. Non c'è tipo una mazza, una pistola, già dire tanto, però. Però mi piaceva da piccolo quando giocavo a questi giochi, mi piaceva un botto che si raccogliessero un sacco di oggetti, insomma, per variare un po', no? Però quindi qui c'è la base, perché c'è pugno, attacco, salto, la mossa speciale questa qui doppia. Oh, madosca. Ah beh, allora arriva slittando, giustamente. Ah dai, pensavo si fosse fermato. Madonna, queste lamette. Caspita. Oh, ma cavolo. Vabbè, però se salti li freghi particolarmente. Ma comunque anche l'animazione di camminata molto bella. Forse dall'immagine mi sono confuso, non è il finale il boss, però perché diceva che. Non lo so, vediamo. Non lo. È un po', saranno anni che non c'è gioco. Cioè forse l'anno scorso l'ho riprovato ma non l'ho rifinito. O sì, non mi ricordo. Ne ho provati talmente tanti ultimamente per fare il format. Non mi ricordo, però questo da piccolo mi piaceva un botto, proprio grezzo così. Oh! È riattivo questo Arkhill allontanare. Oh, madosca, tanto mi ha preso, eh. Ok. L'ho usato poco, questo attacco in verità è molto ottimo. Occhio, qua si cade. Dai, vieni qua, no? Però mi sa che c'è un vago ricordo, sì, perché la bomba dovrebbe sganciare da questo aereo, quindi noi è qua che lo fermiamo. Dai, vieni qui tu. Volevo in qualche modo buttarlo, ma deve venire di qua. No, è un po' che è tornato il nostro amico. O comunque buona parte. Ma lui cosa fa? Mi ributta lì? No, guarda che roba, che infame. Cioè, quindi solo lui può sfruttare sto gimmick. Dai. No, era solo un altro piano. Vabbè, chiaramente te l'hanno riproposto con meno vita, perché. Sì, lì. Ah,
Metto 3 crediti o 4 così. Un altro po'. Oh dai, sono andato lì apposta. Vai, 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 vai. Ma cavolo, appena spo, cioè appena mi rialzo fanno la. Vedi come fai? Cioè, se ho appena fatto la presa, no? Come faccio a il minimo dei recovery, dammelo, no? Ok, si è ammazzato. Stavo guardando un'altra roba. Ok, ah, di nuovo amico Joe. Ok, lui non viene qua perché c'ha poco spazio, però io devo cercare. C'ho una paura. Vieni su. No. Ah, beh, posso liberarmi, non lo sapevo, forse anche prima. Dai, vieni qui almeno, oh. Ti colco di bastonate e fammi prima. Perché era un classico che per liberarti dalle prese dovevi agitare lo stick e infatti funziona. No, le mie prefe. Non so come si chiama questo stile, no? Che è appunto post-apocalittico dove hanno anche un po' di tecnologia. Cioè io mi piace molto come stile. Ho fatto anche dei personaggi così proprio tipo i Junkers, no? Forse era Junkers. Madonna, quando c'è le bombe lagga. C'è un allenamento di, fla di flame. Come. Vabbè, lasciamo perdere. Non ho messo i Bezel, è vero? Stavo pensando perché di Undercover Cops non ce n'erano belli, mi pare. Aspetta, fammi fare un attimo una pausa. No, infatti. Scusami, non vedete anche il menu del mame ogni tanto. Oh, l'ho fermato durante la sua mossa speciale. Forse l'avevo tolti perché c'era solo lei, tipo molto tratto dal doujin, tipo una roba così, cioè non era tanto bello, cioè era montato male, se fosse tagliato bene potevo mettere anche quello del doujin, come ne frega. Cioè nel senso perché non si vedeva niente di che, no, niente di. Ma io faccio così, guarda. Dov'è? Dove sei? Ma non vieni più? Oi! Vabbè, ma ha preso un colpo, perché dai, non mi. Perché sennò mi. Vedi, questo basta che fai così alla fine. Dove porti quelle bombe? No, cavolo, c'era qualcosa di utile. Ci hanno fatto apposta a metterlo lì. Adesso una bella cura ci sta. Pensa a chi lo fa un 1cc che
Adesso una bella cura gli sarebbe stata molto utile. Invece io faccio il 22 cc. No, vabbè, quanti siamo a? 14-15 forse. Perché ne ho messi 3, ne erano 22, sono rimasti 10, vabbè, cioè, sì, una quindicina. Per ora ne ho usati. Ok, madò, ma è lungo sto e non era così lungo a vedere da fuori. Ok, qua ci dobbiamo. No! Siamo proprio al limite. Ecco, adesso c'è però. No, dai! Lo lancio troppo in là. Sentite i micro switch Sanwa come fanno il loro lavoro per farmi liberare da questa meschina presa. Va bene, va bene. Ah, nuovo lui, il nostro amico. Oh, cavolo, l'ho fatto in tempo a saltare. A volte non c'è proprio recovery. Tipo adesso. Ok, perfetto. Fa male la mano. Ecco, esatto, questo è il boss. Se noi non riusciamo, come sull'Elevator Action, a fermare anche. Ma era già quella, no? Era dopo, intanto io. Dovevamo sconfiggerlo adesso. Poi il bello che. Niente, sono rimasto a guardare così. Madonna, sarei stato uno stolto. Ma mi pare che fosse dopo l'evento. Ah, vedi, c'è il clone di Bulba pure. No, se no figuraccio, vabbè. Lo si potrebbe rifare in tre player col finale buono, tranquillamente. Allora, sono i cloni dei nostri amici. Però penso che quello della bomba è alla fine. Qui sono i tre personaggi giocabili clonati, chiaramente. L'ho mandato via, boh, adesso ho il dubbio, vabbè, adesso giochiamo, ormai com'è andata è andata. Oh. Oh, Bubba. Fa dire si chiama Bubba, ma nella versione giapponese non mi ricordo. Poi c'è Zan che è Claude qua e lei, boh, sempre uguale, non mi ricordo. Blaze si chiama forse, Flame Blaze, non mi ricordo. Oh, quanta vita c'ha? Oh, c'è un po' di gente, buondì. Non so se siete sempre voi che fate avanti e indietro. Benvenuti a Un'estate al mame, primo episodio della seconda stagione. Siamo quasi alla conclusione di Undercover Cops. Oh. Che a volte ho paura di parlare a vuoto, spero che sia corretto quello che c'è scritto. Aspetta un attimo, me l'ho guardata all'occhio. Della IREM 1992, uscito anche per SNES.
Era del 92, sì. Ah, solo uno, beh, tutti li devo fare. Forse Bubba era quello più. Oh. Sto spammando perché ho paura che avevo poco tempo. Allora preferisco fare così che Perfetto. E adesso? Ah, lui si mutava, pare, è vero? Ma non c'ha molta vita. Sì, questo è bellissimo lui. C'è questo colpo un po' fallico di drago, non so, di bestia. Vabbè, io posso spammare la mossa speciale, che mi frega. Vabbè, pareva strano. Strano che non mi ricordavo sta cosa. Ah, cavolo, gli ho dato due pugni e non gli ho fatto niente. Ma cavolo, gli tolgo pochissimo. Ma dai, non è neanche subisce il contraccolpo. Niente, non riesco a finirlo, a finire la combo. Però così sì, da dietro sì. E c'è pure Yoming, ma che cazzo sei? No, volevo provare una cosa, ma. Va bene. Cosa che la bomba ormai è andata, ancora sto a pensare alla bomba. Ma questo è tutto un po' fallico, cioè fare a me, non lo so, sai. Oh, ma cazzarola. Manco su Violent Storm, cazzo, nel finale faceva il grido. Perché lui si libera, capito? Adesso che fa Yoming, le option, cioè. È la presa fondamentale. L'energia dal bulbo nella schiena che. Eh sì, allora mi sa che era quello di prima, lui lo dovevo scattare e la bomba poi è esplosa. E vabbè, però abbiamo vinto comunque. Bad ending, you have failed to prevent the city. C'è scritto no, perché from being bombed, hanno sbagliato. Vai che ho detto i of you were terminated from city sweeper duty and license revoke. Esatto, cambia solo che. No, cambia solo, ho cambiato tutto, sono esplosi tutti, ci hanno revocato la licenza di City Sweeper.
Insomma, non è stato un buon inizio, però con questa schermata si conclude il primo episodio della seconda stagione di Un'estate al mare. Ah, peccato, cavolo, io stavo lì a guardarlo, lui faceva scendere sta bomba, non ci pensavo, pensavo fosse proprio durante lo scontro finale, come accade anche appunto in Elevator Action 2, Returns, no? Ma invece no. E va bene, comunque. Grandi novità, anche quest'anno speriamo in mente di giocare a dei giochi in quattro giocatori con degli ospiti, speriamo che abbiano tempo, altrimenti si continua su questa linea e è buono, intanto faccio così. Ah, un'oretta precisa è durato, cavolo, così tanto, pensavo di meno, a dire la verità. Va bene, allora ci vediamo al prossimo episodio di Un'estate al mare. Ricordiamo che si può rivedere tutto su YouTube dal giorno dopo. E niente, grazie per chi c'è, per chi c'è stato e chi ci sarà e buona buona.